Clip audio tratto dalla conferenza del dottor Luigi Gaspari, tenuta a Taormina Mare, il 2 luglio 1994. Padre Pio, 6 anni fa, il giorno del suo compleanno, il 25 maggio, venne a Bologna e mi disse piangendo, appunto, che l'Italia era in un grave pericolo di un nuovo compromesso con i comunisti, perché molti cardinali, vescovi e sacerdoti caldeggiavano un compromesso col PDS, cioè il comunismo. E allora mi disse che Dio aveva scelto Berlusconi appunto per interrompere questo pericolo che l'Italia, centro del mondo, centro della cattolicità, cadesse sotto questa dittatura. E allora Padre Pio mi disse: scrivi a Berlusconi questa lettera e digli che si prepari, perché è necessario interrompere questa corrente, altrimenti gli italiani cadranno in una miseria mai vista, spaventosa. Questa lettera è in possesso di Berlusconi e dei suoi amici. Quindi, se qualcuno di voi la vorrà leggere, credo che qualcuna ci sia a disposizione. Vedete la preoccupazione di Padre Pio, che vuole salvare l'Italia e che quindi corre sempre dal suo Luigi, perché è l'unico che ha il coraggio, anche a costo della propria vita, di fare qualcosa per aiutare gli italiani a non cadere in una barbarie, in una miseria, in una schiavitù cattocomunista, dalla quale non si uscirebbe più. Quindi io sono andato anche in Russia, invitato, e non avrei mai pensato di trovare colà tanti amici. Questi russi che hanno sofferto sotto l'impero di Stalin le più infamanti miserie, hanno cercato di liberarsi, hanno recuperato la libertà, ma questa libertà non li libera da tutte le miserie che ha creato il comunismo. Questi poverini lottano anche per avere un bicchiere d'acqua, perché per esempio a Mosca non esiste l'acqua potabile e quindi per trovare una bottiglia d'acqua c'è da impazzire. Io stesso l'ho provato all'interno dell'albergo che mi ha ospitato. Bisogna fare un viaggio in Russia per capire come è difficile, impossibile liberarsi dal comunismo, perché le miserie che rimangono sono grandissime, perché le coscienze degli uomini sono state distorte e in queste coscienze non c'è più la vera, autentica voce di Dio. C'è solo il ricordo, il rimorso di aver vissuto una vita da cane. E adesso non ci sono i mezzi, neppure per sfruttare le enormi ricchezze della Russia. Gli agricoltori sono scomparsi perché Stalin ne ha ucciso 20 milioni e quindi i giovani di Russia non hanno la forza e il coraggio di affrontare la vita del contadino. Quindi l'agricoltura non rende, le industrie sono tutte in fallimento, quindi è la fame. Quindi i nostri cattocomunisti volevano ridurre l'Italia così e noi abbiamo lottato, abbiamo ripetuto sulle piazze ciò che Padre Pio ha detto per amore e ciò che io ho ripetuto per amore. Perché io non ho nessun interesse da difendere, io non sono ricco e quindi non ho bisogno di difendere dell'eredità, non ho neanche un desiderio di diventare un potente e di dominare nessuno. Io voglio solo che la verità di Cristo trionfi e che la felicità giunga a tutti gli uomini. Questo è stato sempre il mio ideale.